Voraci bravissimi ad aver riconosciuto Harry Potter e la Camera dei Segreti. L'universo narrativo era facile da individuare, il gioco specifico mica tanto. Tomix è stato il più rapido di tutti, mentre Alessio mi ha fatto morire col drifting filosofale. Mi aspetto grandi cose da Hogwarts Legacy su Switch. Anche voi? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Foraci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non richiedere l'Always Online. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché andremo a seguire da vicino la strana situazione che ha coinvolto Nintendo e i server degli eShop di Wii e DSi. Discuteremo di un mezzo scandalo relativo a Gran Turismo 7 e torneremo a parlare del meritatissimo successo di Metroid Dread e del futuro della serie. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a utilizzare tutti i vostri punti esperienza su skill stealth e a partire verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e venitemi a trovare anche in live. Questa sera alle 10 il TG Poro continuerà anche sul sito Viola. Trovate tutti i link necessari in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, allontanandoci dal mondo del gaming nudo e crudo per avvicinarci al settore dell'animazione. L'avete visto il trailer della nuova serie dedicata a Tekken? Se non lo avete fatto, recuperate subito perché Bloodline sembra essere mirata in particolare a quei fan che si sono approcciati a Tekken con il mitico terzo episodio sulla prima PlayStation. Vedere volti come Jin, Heihachi, Ogre, Paul e King è stato un vero colpo al cuore e ancor più dell'animazione che si discosta dal design originale ma allo stesso tempo sembra abbastanza fedele. Ad avermi impressionato è stato il comparto audio. Gli effetti sonori dei colpi mi hanno lasciato senza parole. E non so, mi sembra di essere tornato ai tempi dell'anime di Street Fighter 2, un altro momento incredibile della mia infanzia. E voi poracci cosa ne pensate del trailer di Bloodline? Ma andiamo avanti con un bel consiglio poraccio. Qualche tempo fa vi ho consigliato il bundle indie, i cui ricavati sono andati a supporto della popolazione ucraina, e oggi rincaro la dose proponendovi il ben più corposo bundle di Humble Bundle, il nome più autorevole del settore quando si parla di operazioni di beneficenza legate al mondo videoludico. Qui in realtà l'offerta è ben più costosa, si aggira intorno ai 40 euro, non pochissimo, ma il materiale offerto all'interno del pacchetto è pazzesco. Tra gli oltre 120 elementi si annidano gioconi del calibro di Back 4 Blood, Metro Exodus, la trilogia di Spyro, Fable, Quantum Break e tanti altri, tutti ovviamente riscattabili su Steam. Avete ancora 4 giorni per aderire al bundle, fossi in voi gli darei un'occhiata. E chiudiamo con le prime recensioni di Ghostwire Tokyo, la nuova creatura ad opera di Shinji Mikami, il papà di Resident Evil e più recentemente di The Evil Within. Si tratta probabilmente di un gioco che farà molto discutere e la critica non sembra molto allineata col giudizio. C'è chi parla di un ottimo esperimento, chi invece di una mezza occasione sprecata. Temo che il titolo se lo fileranno in pochi, almeno al lancio, e io conto di recuperarlo prima o poi, perché il suo grande difetto rimane soltanto uno: esce lo stesso giorno di Kirby. Come si fa a non dare priorità assoluta alla palla rosa? Ma passiamo alle notizie del giorno, perché nel weekend sono successe parecchie cose controverse riguardanti il mondo del gaming. E partiamo da Nintendo, che a quanto pare potrebbe aver staccato in maniera definitiva la spina allo shop digitale di Wii e di Nintendo DSi. Ma non era già stato chiuso? Ora vi spiego meglio. Nel 2019 Nintendo aveva ufficialmente interrotto il supporto agli eShop di Wii e Nintendo DSi. Ad oggi è impossibile aggiungere fondi al proprio account né effettuare acquisti su questi due negozi digitali. Ad essere rimasta in piedi però era la possibilità di riscaricare gli acquisti già effettuati prima della chiusura, che ricordiamo rimangono ancorati non al semplice ID come accade oggi su Switch, ma proprio alla console stessa. Il problema è che, come ha riportato HotMillDome su Twitter, Nintendo sembra aver staccato definitivamente la spina ai server dei due store, perché è diventato impossibile accedervi anche solo per riscaricare i propri acquisti. Nintendo aveva promesso che questa possibilità sarebbe stata garantita fino a un non meglio specificato momento nel futuro. Che questo sia definitivamente arrivato? Difficile a dirsi, sembra più che altro una svista da parte di Nintendo che è incappata in delle problematiche server e nessuno se ne è reso conto.
Ci sono voluti infatti un paio di giorni prima che la stampa specializzata iniziasse a trattare questa notizia e l'azienda di Kyoto non si è espressa al riguardo. Però l'episodio dovrebbe farci riflettere sul destino degli acquisti digitali, situazione che prima o poi si riproporrà anche su 3DS e Wii U. Arriverà un momento in cui i server verranno chiusi definitivamente e tutti gli acquisti digitali rimarranno bloccati dentro a una console che quando smetterà di funzionare li condannerà all'oblio. Quindi sì, recuperate tutti i titoli Virtual Console che vi interessano su Wii U e 3DS, ma fatelo consapevolmente. Neanche il digitale è per sempre, soprattutto con Nintendo. Ma passiamo dalle parti di Sony, perché anche in casa PlayStation nel fine settimana c'è stato uno scandalo riguardante Gran Turismo 7, che ha spinto l'utenza a ragionare e arrabbiarsi nei confronti dell'Always Online e delle microtransazioni. Chiariamoci, Gran Turismo 7 sembra essere un grandissimo gioco. È stato premiato da chiunque e sembra aver coinvolto positivamente sia gli appassionati della serie, sia in generale i fan dei racing game. Il punto però è che la produzione è stata macchiata da alcune scelte adottate da Polyphony che non hanno incontrato il gusto del pubblico. Ad esempio, per essere giocate, il 99% delle modalità di GT7 richiedono una connessione online, anche quelle single player, fattore che ha portato il titolo a essere ingiocabile per oltre 24 ore. Il team di sviluppo ha infatti chiuso i server dopo essersi reso conto di un bug introdotto con la nuova patch, la 1.07, che rischiava di compromettere i salvataggi degli utenti. Il blackout è durato la bellezza di 30 ore, al termine delle quali lo stesso producer, Kazunori Yamauchi, ha chiesto scusa attraverso un post sul sito ufficiale del gioco. Come se non bastasse, la nuova patch, sostituita prontamente dalla 1.08, ha portato un pesante ribilanciamento delle ricompense ottenute attraverso la vittoria delle gare, spostando tutti gli equilibri di Gran Turismo 7 verso un eccessivo grinding per ottenere la valuta in-game necessaria per acquistare le macchine. Sì, da molti utenti è stata vista, a ragione, come una pessima strategia per indirizzare verso gli acquisti in-game e le microtransazioni, una critica a cui Yamauchi ha risposto in modo un po' goffo, che possiamo riassumere con: lo abbiamo fatto per aumentare il valore e la rarità delle macchine, ma tranquilli, che in futuro aggiusteremo le cose. Ora però non posso dirvi né come né quando. Complimenti. Che come risposta la metto al pari di quella di Doug Bowser, che affermava che la limited temporale della 3D All Stars era una manovra pensata per celebrare adeguatamente il compleanno di Mario. Insomma, sono questi gesti che alterano profondamente la percezione del gioco, la cui immagine viene macchiata da questi cambiamenti in corsa. Non a caso sono iniziate a fioccare le recensioni negative da parte degli utenti su Metacritic, uno scenario ormai diventato una prassi comune, ma che in questo caso non mi sembra poi così esagerato. Voi poracci, cosa ne pensate di questa evoluzione o involuzione di Gran Turismo? Ma chiudiamo con una buona notizia, almeno una. E questa riguarda Metroid e gli ottimi risultati di Dread, dei risultati che speriamo influenzino in positivo il futuro della serie. Con i dati aggiornati al 31 dicembre, ci eravamo lasciati con dei risultati estremamente positivi per Dread, che in pochi mesi di commercializzazione era già in procinto di diventare uno dei titoli più venduti di sempre di tutta quanta la serie. Ora però sono stati raccolti altri interessanti dati per quanto riguarda il mercato europeo e in particolare quello del Regno Unito. Dread è infatti ufficialmente il Metroid in 2D più venduto di sempre in UK e il terzo gioco di Metroid in assoluto in termini di vendite, dietro solo a Prime e Prime 3 Corruption. E giustamente va ricordato che sono passati neanche 6 mesi dalla commercializzazione del titolo e che questi dati non prendono in considerazione parte delle vendite digitali. Quindi siamo in un vero e proprio rinascimento targato Metroid e preghiamo tutti quanti insieme che Nintendo finalmente si renda conto del potenziale di questa serie. Dopo un ottimo 2021, il 2022 deve portare altre novità riguardanti Samus. Nintendo non può permettersi di perdere il trend positivo iniziato con Dread. Si tratti di un DLC di quest'ultimo, dell'annuncio della remaster di qualcosa relativo a Prime o magari del primo attesissimo gameplay di Prime 4, quest'anno dobbiamo aspettarci le cose fatte in grande per Metroid. Voi poracci, cosa vi aspettate da questo 2022? Sarà un anno all'insegna di Samus?
E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio enormemente per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 22 sul sito Viola, dove continueremo l'edizione di questo TG Poro dal vivo, altrimenti l'appuntamento rimane come al solito a domani per un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Wii, Michele GT. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il Poro Wii, Michele GT, siamo tutti qui.